Buongiorno ragazzi, mi trovo a EICMA insieme a Insta 360 e mi aspetta una settimana veramente impegnativa. Ragazzi, day one e guardate chi è comparso. Il tutto mitico preparato, ovviamente. Andrea, ti posso fare un video? Se avete fatto chiaro che puoi, super volentieri. Sto aspettando la Ace Pro, Pro 2, chiaramente. Dai, che bomba pazzesca! Pure Video Plus è lo top. Dico io, meglio dico Pro e di no, e di DJ. Pagano per questo video? Ah, vabbè, comunque l'ho detto io. Giorno 2 e abbiamo guadagnato i videomaker operativi. Vai, pezzo. Non so cosa ci aspetta ora nel weekend, cioè, secondo me sarà un delirio totale. Oggi è ancora un po' tranquillo, ma da domani, infatti, panico più totale. Adesso ragazzi sta per esserci una presentazione in collaborazione con BMW o BMW, a quanto pare effettivamente si chiama così, ma sempre detto BMW in Italia, dai, no? Ragazzi, oggi vediamo come utilizzare l'X4 sulla moto, ma in realtà non ve lo faccio vedere io, ma ci pensa Manita. Ciao a tutti ragazzi, allora venite con me. Qui abbiamo un supporto a morsetto già installato, dove è agganciato il nostro selfie stick invisibile a cui è collegata la nostra Insta360 X4. Che sta già riprendendo, quindi io mi siedo e vi faccio un salutino. Se poi volete un'inquadratura posteriore, abbiamo montato la nostra Insta360 X4 con un supporto a ferro di cavallo, il suo bastone selfie stick invisibile e un ulteriore supporto per ridurre le vibrazioni. Ragazzi, guardate chi c'è! C'è Vittorio di Toto Rider, Toto Recensioni, chi più ne ha più ne metta. Ciao a tutti ragazzi, venite a EICMA, venite a fare un salto allo stand di Insta360. In realtà, se ti posso interrompere, questo video uscirà quando EICMA sarà finito. Quindi però potete già prenotare per l'anno prossimo. Esatto, per l'anno prossimo. Ragazzi, oggi è il primo giorno aperto al pubblico e c'è veramente un caos incredibile. Appena aperto e già veramente c'è la fila fuori. Ora il nostro obiettivo è quello di fare qualche unboxing dei prodotti, più che altro degli accessori che li andremo a montare sulle moto BMW. Ma io forse ora devo andare in un altro stand, insomma, casino incredibile. Allora Luca, che cosa abbiamo qui? Abbiamo la clamp, che poi in italiano come si chiama? Boh, non me lo ricordo mai. Io dico clamp, ormai ci siamo abituati a dire clamp. Esatto, quindi chiamiamola così. Ieri hanno presentato l'edizione limitata della Insta360 X4 in collaborazione con BMW e quindi oggi stiamo montando un po' di camere su questa moto, infatti ci sarà una gara. E qui infatti abbiamo messo davanti con la classica clamp questa edizione limitata BMW. Allora ragazzi, giorno 4, non lo so, è venerdì, sono confuso e c'è di nuovo un bel po' di nebbia, non come i primi giorni in realtà, però l'atmosfera è veramente molto spettrale, soprattutto di sera quando cala la nebbia, per me è veramente una novità.
comunque ancora devono aprire, penso fra pochi minuti, e poi inizieranno sia le prove, le gare, quindi vediamo se riusciamo a fare qualche altra clip action. Ragazzi, volevo approfittare per farvi vedere la versione della Insta360 X4 realizzata in collaborazione con BMW. Quindi le caratteristiche rimangono invariate, ma il design è stato rivisitato, anche la confezione chiaramente. Quindi abbiamo sempre le ottime caratteristiche della X4 con i video in 8K a 360 gradi, e poi per i fan BMW sicuramente questa è una grandissima aggiunta. Commento? Vai! Lanciati! Scomparsa! Allora ragazzi, guardate chi ho incontrato! Barrett e Alice! Che oltretutto siamo vicini di casa! Esatto, e non ci siamo mai presentati a Canaria! Però guardando i tuoi video ho detto, Alice, ma quello non è sotto caso che pazzesco, a Milano però ci siamo messi. Metta la nebbia. Ragazzi, siamo al giorno 4, no, giorno 5, vabbè, è sabato, qui a EICMA. Ovviamente c'è sempre più caos. E oggi sta firmando gli autografi Jonathan Ray. Io pensavo si chiamasse Ria, Rea, vabbè, penso che la pronuncia giusta sia Ray. Isabel, ma chi sono loro, quindi? Ma io che c***o ne so. A few moments later. Ma è un covo di pazzi, cioè sono fuggito, in realtà devo fare un altro workshop da cardo. Non so quanto riuscirete a sentire, perché come sto dicendo tante volte c'è un casino assurdo. Però ragazzi, i motociclisti sono pazzi. Hai fatto una manche! Sto morendo! Ultimo giorno, stanchezza infinita, niente da dire. Sono oggi ho stazione di più ragazzi, mi alzo solo come cose indispensabili. Sì. È arrivato il momento di concludere, ma siccome non so che dire, beh, passo la parola al buon Marret. Allora ci penso io. Allora Andre, raccontami, anzi dimmi soltanto com'è stata questa prima esperienza di EICMA. Bellissima, stancantissima, forza Lexi. Ciao. Ciao. Allora io, questa qua è la terza se non sbaglio che faccio. Com'è bel detto. Massacrante. Massacrante, stancante, tante persone, però alla fine il bello è poter vedere persone nuove, rivedere vecchi amici. E mi mette in punta di piedi quest'area, un po' più o meno a altro livello. Ragazzi, ci vediamo al prossimo EICMA. Spolliciate! Insta360
E Andrea Sardo.